Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e questa è la mia recensione per For the King. Ringrazio Ironhawk Games che mi ha inviato il gioco ancora prima dell'uscita ufficiale. Purtroppo mi è servito del tempo per finirlo, ma ne avevo già fatto una live di cui trovate il link in descrizione. Per farvi comprendere il gioco devo fare due premesse doverose. È ancora in Early Access e cambia molto di patch in patch. Inoltre, era nato come gioco da tavola su Kickstarter e quindi ha mutuato varie componenti del genere. For the King è un GDR procedurale a turni con componenti roguelike ed un combattimento in stile JRPG. Può essere giocato sia da soli che in co-op locale o online. Nel caso di multiplayer, ognuno utilizzerà un solo PG dei tre che compongono il gruppo. Essendo procedurale, la mappa cambia di volta in volta, e questo contagia anche la posizione dei mob, l'equipaggiamento in vendita e le quest secondarie. Quello che resta uguale in ogni start è la quest principale, che si dipana in tre atti di difficoltà crescente. La sconfitta può giungere per aver terminato i turni disponibili, per aver fallito la quest principale, o perché tutti i componenti del gruppo sono morti. Si tratta di una situazione molto ricorrente, e non è banale concludere il gioco, nemmeno a difficoltà facile, proprio come in un gioco da tavola collaborativo. Ci viene in aiuto la lore, vi spiego meglio. Completare uno step della missione principale ci darà dei punti lore, che sono perenni, sopravvivono alla sconfitta e ci permettono di sbloccare equipaggiamento e personaggi che forse troveremo nella prossima partita. Sì, forse. Per la proceduralità nella creazione, tali miglioramenti vanno a mescolarsi tra le varie cose che potremmo trovare, ma solo la fortuna ci permetterà di averli. Questo è frustrante, sì, ma solo perché bisogna diventare bravi prima di vincere. Il gameplay è molto ben congegnato, nemici, queste secondarie, skill, oggetti, tutto bello. La grafica mi ha colpito e mi ha regalato uno scorcio originale e piacevole, così come il sonoro. Consiglio molto l'avventura in co-op, trovate gente pronta ad unirsi a voi, soprattutto grazie al canale Discord ufficiale, che ho trovato molto comodo e ben frequentato. Io non mi dilungo più oltre perché molte cose cambieranno e molte sono già diverse. Quel che è certo, resta la sua qualità, e che lo trovate per PC, Mac e Linux, al prezzo di 15€ su Steam. E così, anche per questa recensione è tutto. Io vi invito a lasciare un mi piace, commentare e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ciao a tutti!